sarà tutta marchigiana la finale playoff. A raggiungere il Matelica in finalissima è la Recanatese di Alessandrini, che batte per 2-0 il Pineto al Tubaldi e per la prima volta nella sua storia c'entra il prestigioso obiettivo. Rammarico in casa biancazzurra per non essere riusciti a bissare la finale della passata stagione. Seconda semifinale consecutiva con il Pineto per l'ex Daniele Amaolo, che opta per un 4-2-3-1 senza Pepe, la cui squalifica è stata ridotta da 7 a 4 giornate. In difesa dal primo minuto va la coppia centrale Mazzei Orlando, Marianeschi e Stefano Amadio dettano i tempi a centrocampo, in avanti Tomassini è il riferimento avanzato. Modulo speculare per Alessandrini, il tecnico marchigiano recupera Lunardini davanti alla difesa, sugli esterni Giaccaglia e Raparo. Borrelli fa da trequartista dietro, l'accoppiata da 36 gol in stagione, Sivilla Pera. Pineto con un solo risultato utile a disposizione, subito aggressivo. Dopo due giri di lancette Marianeschi prova a sorprendere Piangerelli dalla grande distanza con la sfera che sorvola la traversa. Risponde la Recanatese al 24esimo, Giaccaglia dalla destra, serve ancora Borrelli dalla parte opposta. L'ex Teramo non impatta come dovrebbe, presa facile per Amadio. Le due squadre si annullano a vicenda, la gara è bloccata tatticamente, questo favorisce la Recanatese. All'occasionissima è quella che capita al 37esimo sui piedi di Sivilla, che riceve palla all'altezza del dischetto del calcio di rigore, controlla e centra in pieno la traversa. Brividi per il Pineto, che prova a replicare due minuti più tardi con Fratangelo, che però calcia addosso a Nodari. Lievi proteste pinetesi poi al 40esimo, quando Camplone si inserisce in area e viene a contatto con Adriano Esposito, ma il direttore di gara Trezzini fa proseguire. Il primo tempo termina così, senza reti. La ripresa si apre con il velenoso tiro cross di Borrelli, che chiama subito all'intervento sul primo palo Amadio. Il Pineto replica al 16esimo, Marini se ne va sulla sinistra, supera un avversario e mette in mezzo per il colpo di testa di Camplone, che debole e facile preda di Piangerelli. La gara si sblocca al 22esimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione Adriano Esposito libera Sivilla, che gira la sfera in rete per l'1-0 locale. Leopardiani che potrebbero anche raddoppiare al 25esimo, grande azione di Borrelli che serve Pera da due passi, il miracolo di Amadio che evita il raddoppio. Ora però la Recanatese prende in mano le redini della partita, sale in cattedra Borrelli, il migliore in campo, che al 26esimo va da solo e dal limite sfiora il palo alla sinistra dell'estremo pinetese. Break del Pineto al 31esimo, buon traversone dalla destra di Della Quercia per Tomassini, che in scivolata non ci arriva di un soffio. Amaolo prova a inserire forze fresche fuori Esposito, dentro Ciarcelluti, e l'attaccante ha subito sui piedi la palla per accorciare le distanze, ma da posizione defilata spedisce fuori bersaglio. E sul capovolgimento di fronte la Recanatese sigla il raddoppio. Pera riceve palla sulla destra, supera Amadio in uscita e deposita in fondo al sacco la sfera del 2-0, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. E al 39esimo il bomber potrebbe siglare anche il tris, ma spreca un gol che sembrava praticamente già fatto. Ultimo sussulto al 42esimo, quando con la forza della disperazione il Pineto tenta di accorciare le distanze con Massa, che trova però la gran risposta di Piangerelli. Dopo 5 minuti di recupero può così partire la festa giallorossa. Giallorossi che ora dovranno giocarsi il tutto per tutto al Giovanni Paolo II contro il Matelica. Si chiude così invece la terza stagione consecutiva in Deep del Pineto, a cui resta la soddisfazione di essere anche quest'anno tra le prime 5 del campionato e il record di 62 punti. Mister Amaolo, c'è un po' di rammarico per questo obiettivo che sfuma proprio sul finire. Non bissate la finale dello scorso anno, però comunque resta il bel campionato che il Pineto ha disputato anche in questa stagione. Sì, un'ottima annata, peccato non aver centrato la finale per il secondo anno consecutivo, ma già l'obiettivo dei play-off era un obiettivo importante, l'abbiamo centrato e per il secondo anno consecutivo. Quindi siamo soddisfatti dell'annata, abbiamo fatto 62 punti, che è un numero storico per il campionato del Pineto. I ragazzi anche oggi hanno dimostrato il proprio valore, la squadra ha tenuto benissimo il campo, soprattutto nella prima frazione sicuramente avremmo meritato qualcosa in più. E l'episodio poteva decidere la gara, ha deciso fuori
della Reganese, lo accettiamo, è onore e merito, ecco, a chi ha vinto, però i ragazzi hanno fatto secondo me un'ottima partita e hanno confermato l'ottimo campionato disputato in questa stagione, dove, come ho detto un attimo fa, non era facile un campionato a 20 squadre con 38 partite, oggi è la 39esima, dove noi forse abbiamo pagato più di tutti il turno infrasettimanale, come dicevo, in 8 partite, perché non abbiamo fatto una in più, c'è stato il recupero con Matelica, abbiamo fatto soltanto 3 punti e 5 sconfitte, forse siamo stati ultimi classifica nei turni presettimanali, quindi abbiamo pagato anche qualche infortunio di troppo, perché l'organico al completo sicuramente è competitivo, l'abbiamo dimostrato sia col Cesena battendo entrambe le partite, anche col Matelica e anche oggi facendo un'ottima partita, quindi siamo soddisfatti del nostro percorso e niente, quindi un'ottima stagione, gli obiettivi secondo me sono stati centrati, quindi un plauso a tutti e chi ha lavorato, alla società, allo staff e ai giocatori per l'obiettivo centrato. C'è un po' di rammarico per questa uscita di scena anticipata, forse nel secondo tempo potevate fare qualcosina in più? Sì, ma la partita era equilibrata e dopo la prima frazione dove sicuramente abbiamo fatto meglio, l'episodio ha inciso a favore della Reganatese, se avessimo trovato noi il gol forse l'esito della gara poteva cambiare a nostro favore, abbiamo avuto anche la palla del pareggio con Ciarcelluti per andare sull'1 pari e l'abbiamo fallita perché l'1 pari poi sarebbero stati supplementari, c'era ancora da giocare tanti minuti, si poteva giocare la partita fino alla fine, quindi l'amarezza è chiaro che c'è, i ragazzi però non possono rimproverare niente perché hanno dato tutto e hanno dimostrato il proprio valore anche oggi. È la tua ex squadra che tra virgolette ti butta fuori da questi playoff, è una squadra che ha dimostrato la Recanatese oggi e non solo oggi, anche nell'arco del campionato, di potersi giocare la finale contro il Matelica. Sicuramente, se guardiamo i numeri possiamo dire che è la squadra più forte perché ha battuto 2 volte il Matelica, 2 volte il Cesena e 3 volte noi, quindi è merito a questa squadra che ha dimostrato di essere una squadra forte e competitiva. Forse ha pagato qualche pareggio di troppo nell'arco dell'annata e non so se non ho visto un po' i numeri per quanto riguarda i turni infrasettimanali della Recanatese, come è successo a noi, forse un campionato così impegnativo a 38 partite bisogna avere organici importanti, diciamo due squadre come aveva il Matelica e il Cesena aveva anche giocatori di qualità importanti. Questo era il terzo anno per Daniele Amaulo a Pineto, ora magari si pensa già alla prossima stagione. Daniele Amaulo resterebbe per un'altra stagione in biancazzurro? Ma è da valutare, adesso in settimana mi incontrerò con la società, vediamo un po' il da farsi, non so, ecco, adesso c'è un po' d'amarezza per questa sconfitta, sicuramente volevamo tutti arrivare alla finale, peccato non esserci riusciti, poi adesso vediamo il futuro. Vediamo un po' in seguito. Tu resteresti? Ma sì, sicuramente io ho sempre ringraziato questo ambiente, questa società, il presidente, un po' tutta la dirigenza, lo staff, i giocatori, perché in 3 anni sicuramente abbiamo fatto qualcosa di importante. Il primo anno sono subentrato, ci siamo salvati 4 giornate in anticipo. Gli ultimi 2 risultati abbiamo fatto 2 volte i playoff, una volta centrando la finale, oggi perdendo in semifinale, quindi un percorso positivo dovuto a un insieme di fattori, ecco, che poi quando si lavora dove ognuno fa il suo, dove ognuno cerca di fare il meglio il proprio lavoro, poi gli obiettivi arrivano e speriamo, ecco, o con me o con qualche altro, di fare ancora meglio il prossimo anno. Abbiamo vinto una semifinale playoff, sempre una partita difficile da interpretare, da affrontare, perché si viene da un lunghissimo campionato dove ha tolto tantissime energie, ritrovare la mentalità e la testa non è mai facile ed è per questo che mi sento di dover veramente ringraziare tutti i giocatori, tutti i componenti, tutti i collaboratori. L'ho già fatto personalmente prima della partita, però penso che sia giusto perché hanno condotto un campionato importantissimo, oltre alle aspettative, tra 1000 difficoltà, perciò essere arrivati in finale penso che è un giusto premio a tutto quello che abbiamo fatto. Questa Recanatese ha tutte le carte in regola per poter giocarsi un'ottima partita a Matelica? Ma noi ci proviamo sempre, diciamo che il Matelica l'ha dimostrato in campionato, è un'ottima squadra, lo stesso fatto che in finale di Coppa Italia
testimonia che hanno fatto un cammino importantissimo, però insomma le partite si devono giocare, noi finché non la giocheremo sul campo non ci arrenderemo.